Il punto che vi mostro oggi è un punto lavorato all'uncinetto a rilievo. Si lavora su un multiplo di 4 maglie, più 1 più 3 per voltare. Allora, per mostrarvi la lavorazione, io vado a montare, facciamo 16 catenelle più 1, quindi 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aggiungiamo la maglia del rapporto. Quindi abbiamo detto multiplo di 4 più 1. Adesso per iniziare a lavorare dobbiamo fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. 1, 2 e 3. Saltiamo 2 catenelle di base e lavoriamo nella stessa catenella 2 maglie alte divise da 2 catenelle. Che chiameremo un punto a V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, sempre prendendo la stessa catenella di base. Abbiamo il nostro punto a V. Saltiamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e nella quarta lavoriamo di nuovo un punto a V, quindi una maglia alta. Due catenelle, di nuovo la maglia alta sempre nello stesso punto. Ripetiamo questo punto saltando 3 catenelle e lavorandolo nella catenella successiva. Una maglia alta, 2 catenelle. Una maglia alta. Di nuovo ripetiamo per l'ultima volta. 1, 2, 3. In questa catenella, la quarta, lavoriamo di nuovo il nostro punto a V. Maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ora sono rimasti due punti, sull'ultimo lavoriamo la maglia alta finale. Ecco, questo è il primo giro che sarà in pratica il rovescio del lavoro. Passiamo al secondo giro. Voltiamo e facciamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta del giro. Ora dobbiamo lavorare una maglia alta presa dietro. In questo modo dobbiamo prendere la prima maglia del punto V, la prima maglia alta del punto V sottostante. Quindi facciamo un gettato sull'uncinetto, poi inseriamo l'uncinetto dietro la maglia alta sottostante, prendiamo il filo, lo riportiamo fuori e lavoriamo una maglia alta normale, come se fosse una normalissima maglia alta. Questa è la prima maglia alta presa dietro del punto. Adesso all'interno del nostro punto a V lavoriamo 3 maglie alte, una, due e tre, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, sempre all'interno
del nostro punto a V sottostante. 2 e 3. Questo è il punto che lavoreremo all'interno di ogni punto a V del giro precedente. Ora dobbiamo lavorare due maglie alte prese dietro e chiuse insieme. Quindi facciamo in questa maniera: dobbiamo prenderle per lavorare queste due maglie alte prese dietro e chiuse insieme. Dobbiamo utilizzare queste due maglie alte. Allora, facciamo così: filo sull'uncinetto, passiamo dietro alla prima maglia alta del punto a V sottostante, estraiamo il filo e lavoriamo solo per metà la nostra maglia alta, non la chiudiamo. Rimettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo al punto, alla maglia alta adiacente. Passiamo l'uncinetto dietro. In pratica abbracciamo questa maglia alta sottostante, tiriamo fuori il filo e a questo punto la lavoriamo completamente chiudendo anche l'altra che abbiamo lasciato in sospeso. E in pratica abbiamo chiuso insieme queste due maglie alte prese dietro, che in pratica formano questo rilievo che dà poi tutta la particolarità della lavorazione. Ci troviamo quindi nel nostro punto a V in cui lavoreremo i due gruppi di maglie alte divise da una catenella. Quindi facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella. E di nuovo 3 maglie alte all'interno del nostro punto a V sottostante. Ecco qua. 1, 2, 3, catenella, 1, 2 e 3 maglie alte per completare. Di nuovo le due maglie alte prese dietro chiuse insieme, quindi andiamo con la prima, lavoriamo nella maglia alta del punto a V, la lavoriamo a metà senza completarla, poi passiamo a quella vicina, la maglia alta vicina, passiamo il filo con l'uncinetto dietro. E la lavoriamo tutta completandola e chiudendo anche l'altra maglia che avevamo lasciato a metà. Ecco qua. In pratica solleviamo in questo modo la maglia alta sottostante in modo che venga fuori tutta unita come un cordoncino a rilievo. Torniamo a fare le 3 maglie alte dentro il punto a V sottostante, facciamo la catenella e di nuovo le 3 maglie alte. Ripetiamo il punto preso dietro. Punto alto preso dietro. Ok, questo è il primo lavorato a metà senza completarlo e questo è il secondo che va lavorato tutto. Chiudiamo tutte le maglie che troviamo sull'uncinetto per terminare il punto. Adesso per l'ultima volta facciamo le nostre maglie alte divise dalla catenella,
3 maglie alte, catenella, di nuovo 3 maglie alte. Per terminare, adesso abbiamo libero l'ultimo, la maglia alta dell'ultimo punto a V, l'ultima maglia alta, e facciamo la nostra maglia alta presa dietro. Estraiamo il filo e lavoriamo, completiamo la nostra maglia alta. A questo punto, per terminare il giro, facciamo una maglia alta. Ecco qua. Vedete che lavorando il gruppo di 2 maglie alte prese dietro, creiamo una un effetto concavo nel gruppo di maglie alte che abbiamo lavorato dentro il punto a V. Infatti, come potete vedere di profilo, vedete che si formano tutte queste curvette. Ecco qua. Voltiamo e continuiamo con il lavoro. Catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Sul giro del rovescio non dovremmo fare altro che lavorare dei punti a V in ogni spazio tra il gruppo di maglie alte che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi andiamo qui in mezzo, facciamo la prima maglia alta, 2 catenelle. E di nuovo la maglia alta. Ecco qua. Nuovamente il punto a V nello spazio successivo. Maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Maglia alta, catenelle e maglia alta. Come potete vedere, questo giro, il giro del rovescio, è veloce e semplice da realizzare. Maglia alta, abbiamo fatto 2 catenelle e maglia alta. Ora dobbiamo terminare il giro semplicemente lavorando una maglia alta, prendendo la catenella del giro sottostante. Ecco qua. Voltiamo e ripetiamo 1, 2, 3 catenelle per la prima maglia alta, sostituzione, e di nuovo una maglia alta presa dietro. Questo sarà sempre la lavorazione che faremo sul dritto del lavoro. Quindi una maglia alta presa dietro, 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte all'interno del punto a V sottostante. Le 2 maglie alte prese dietro e chiuse insieme, che verranno lavorate su questa maglia alta e su quest'altra. Quindi passiamo l'uncinetto dietro, estraiamo il filo, lavoriamo questa maglia senza completarla,
Poi facciamo l'altra maglia alta presa dietro e chiudiamo, completiamo tutti e due i punti. Ripetiamo il gruppo di maglie alte dentro al punto V, quindi 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. E 3. Ripetiamo il punto con le maglie alte prese dietro, chiuse insieme. Passiamole intorno alla maglia alta sottostante e lavoriamola a metà. Poi facciamo la maglia presa dietro sull'altro punto del punto alto del punto a V e la chiudiamo, lavoriamo completamente. Di nuovo le maglie alte dentro al punto a V, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Creiamo il rilievo con le due maglie alte prese dietro e chiuse insieme, quindi una e due. Chiudiamo tutto. Di nuovo le maglie alte con la catenella dentro al punto a V. Allora, 3 maglie alte, catenella, maglie alte, l'ultima maglia alta presa dietro. E terminiamo con una maglia alta, 1, 2, 3, prendendo con l'uncinetto dentro la catenella sottostante. Pratica è questa la lavorazione da ripetere, i punti a V per il retro del lavoro. E la parte lavorata, operata, diciamo, con questa specie di ventaglietto diviso con la catenella e le maglie alte prese dietro e chiuse insieme. Vi faccio vedere di nuovo, questi sono, diciamo, i giri da ripetere. Vi faccio vedere nuovamente il giro per il retro, quindi 3 catenelle. Punto a V in ogni spazio dei ventaglietti sottostanti.
qua abbiamo fatto un punto V sopra ogni ventaglietto. Completiamo il giro con una maglia alta lavorata prendendo una catenella della maglia alta sottostante che è formata da 3 catenelle perché è quella dell'inizio giro. Ecco, questo è il retro. Di nuovo in davanti 3 catenelle. La prima maglia presa dietro, maglia alta presa dietro. Questa è tutta intera perché è una maglia singola. Facciamo il ventaglietto di 3 maglie alte, catenelle, 3 maglie alte all'interno del punto V sottostante. E le 2 maglie alte prese dietro e chiuse insieme, quando ci troviamo con i 2 punti a V, con le 2 maglie vicine, le maglie alte adiacenti. Quindi nella prima non lo finiamo di lavorare e iniziamo a lavorare la seconda. La lavoriamo completamente, chiudendo anche quella precedente. Quando vedete che quando man mano che lavoriamo si formano dei piccoli rombi a rilievo. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro.
Siamo arrivati al termine del giro, facciamo la nostra ultima maglia alta presa dietro, eccola qua, e poi la maglia alta prendendo la terza catenella. Ecco qua, allora, prendiamola bene. Ecco fatto. Ecco, questo è l'effetto di questo punto a rilievo che abbiamo ottenuto lavorando con un filato abbastanza grande. E, con un uncinetto numero 5. Vedete? Questo è il nostro campione realizzato con il punto a rilievo. Ora vi faccio vedere lo stesso punto che ho lavorato con un filato sottile. La differenza tra i due, questo l'ho lavorato con un filato lana baby, diciamo, per realizzare una copertina. Ecco. E questo con un filato più grande. Spero che questo punto vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo tutorial. Vi auguro buon lavoro. Ciao da Lilla.